Ciao a tutti amici di Oltre lo Sguardo, benvenuti in questo nuovo appuntamento. Oggi sono qui per parlarvi di un prodotto nuovo presentato da DJI, ma subito dopo la sigla. Sono qui per parlarvi del DJI Osmo Mobile 6, la sesta generazione. Ma prima di partire, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per essere avvisate se volete darmi un contributo. E niente, partiamo. Partiamo col dire che ha grandi novità, grandi innovazioni e grandi sorprese, soprattutto in ambito ripresa, stabilizzazione, soprattutto un sacco di cose che sono state migliorate. Già il 5 era un passo in avanti ai vecchi Osmo Mobile, ma questo Osmo Mobile 6 ci sono stati degli incrementi veramente, veramente d'alto livello. Cominciamo con la prima. Il prezzo è 169, DJI Osmo Mobile 6 con Active Track da 5.0, che è presente in tutti i droni che DJI presenta, quindi l'Active Track di 5.0, anzi degli ultimi droni. E poi c'è il manico telescopio integrato, e poi ha dei tutorial intuitivi, come sempre con con la grande app DJI Mimo. E niente, parliamo un poco del prodotto e parliamone in modo più accurato. Allora, prima di tutto, chiaramente io sto sul sito di DJI per parlarvene al meglio. Vabbè, il solito magnete che si attacca al cellulare, poi va, diciamo, col magnete attaccato, come era il DJI Osmo Mobile 6, il DJI Osmo Mobile 5. E la novità è che adesso, quando si apre il gimbal, in automatico si accende. Quando si applica il cellulare col magnete, si attiva in automatico l'applicazione. Grande, veramente novità. Poi è stato aggiunto un display piccolo dove vengono segnalate se ci sono problemi con l'app, primo e secondo a batteria. Poi una rotellina dove con quella rotellina schiacciando hai la messa a fuoco e ruotando hai invece lo zoom. Poi abbiamo, vabbè, i soliti bottoni per accendere e spegnere, per ruotare il cellulare, lo smartphone, le solite cose che avevamo già nell'altro, e con un materiale e fattura un po' più resistente. Soprattutto questo colore nero è veramente speciale, questo colore con cui DJI ha fatto questo gimbal. Chiaramente forse c'è altre varianti, non lo so, ma vediamo. E la cosa bella, ma veramente bella, di questo grande DJI Osmo Mobile 6 è che pesa un po' di più di grammi. La cosa buona, perché dico la cosa buona? Perché in realtà sì, il fatto di avere una cosa leggera era, sì, era bello. E allora, lui comunque si porta facilmente in tasca, nella borsa, nelle borsette, nelle parti piccole. Comunque si chiude, quando lo chiudi comunque rimane piccolo, però essendo un po' più pesante supporta un po' di più gli smartphone pesanti. Perché, come vi avevo detto già in una delle ultime video recensioni riguardante al DJI Osmo Mobile 5, purtroppo il DJI Osmo Mobile 5 sotto il punto di vista stabilizzazione cioè, va bene. Unica cosa è che quando si ha un po' di vento, comunque in alcune situazioni, soprattutto perché comunque usandolo con un iPhone 13 Pro è un po' più pesante, a volte non stabilisce come deve stabilire. Devi fare un po' più di fatica nello stabilizzare e dare tu i movimenti, gli impulsi. Invece, a quanto pare, questo DJI Osmo Mobile 6 dovrebbe essere migliorato sotto anche questo punto di vista. Niente, queste sono, diciamo, la panoramica completa di questo DJI Osmo Mobile 6. E niente ragazzi, vi dico anche che a presto arriverà nel canale, perché mi sta arrivando, a breve mi arriva, quindi vi recensisco il DJI Osmo Mobile 6. Oltretutto dedico una live, perché a breve cominceranno le live, una live dedicata appunto al DJI Osmo Mobile 6, come è stato proprio, come è successo l'anno scorso. E niente,
Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, non vi siete annoiati. E grazie e a presto, alla prossima con altro lo sguardo.